4 e 43, 5 e 20 ci vengono a prendere. Siamo pronti. Andiamo. Benvenuti in paradiso, questa è Notre Dame, tutta per voi, guardate che spettacolo. Happy New Year.
Hai fatto male. Ah, signori, se vi chiedete che cos'è questa qui, quello che vedete qua, che adesso oramai è chiusa, perché da quando è diventato National, dal 1981, da quando è diventato National Marine Park, che è subentrato il parco nazionale, il Ranger del National Park, hanno chiuso tutte le strutture. Qua non c'è niente, non ci sono strade, non ci sono sentieri, non ci sono macchine, né motorini, niente, completamente wild. Questa struttura qua era l'Anantara. L'Anantara è un famoso, l'Anantara c'è anche a Phuket, che c'è dappertutto, c'è da tutte le parti della Thailandia. È una catena famosa di hotel come il Glen Magic. Questo era uno dell'Anantara, chiuso. Il parco nazionale, il governo thailandese ha mandato fuori tutti. Questa è solo area National Park. Seduti per favore. Seduti. Oh, dove vai? Come là? Aia, ti voglio fare una foto. E che cavolo, io non vedo niente. Poi con gli occhiali non si vede niente. Ma dai! Thank you.
mettere che cado giù. Guarda che bello. Mi stavo ammazzando. Guardate, fare tutto sto pezzo. Praticamente mi sono fatta male la gamba. Ancora c'è. Cioè. Dimmi di no. Non era angolare, non potevi fare le foto come si vedono da lontano. Hai visto che anche quella signora lì firmava? Non so se era un vlog o... Visto com'è trasparente. Però qua c'è la discarica. Facciamo le foto qui. Mamma di tutta la casa.
Qua c'è il cordone. C'è il cordone qua. Peccato che non sono riuscito a riprendere. Io mi sa perché non riuscivo, non andava il, come che si chiama, il pulsante, non mi, o nuotavo o non riuscivo. Anche perché è difficile. Volevo farvi vedere questo, ma secondo voi quelli che vengono a pulire, no, che dovrebbero mettere 2 bottiglie, no, per persona ogni giorno, giusto? Ma se vedi che c'è la bottiglia, così non la, ovviamente non la metti, no? Secondo voi ci prendono per il culo, no? Perché cioè, guarda quante bottiglie abbiamo. A parte questo è coperto adesso, però dai, non sono un cammello. Primo, secondo, s'acqua non è neanche un granché perché non mi piace. Ma se vedi che ce ne sono già 2 piene e non li beviamo, non metterne altre, no. Qui è un continuo che ogni giorno ne mettono sempre 2. Sembra un cammello, cioè non lo so io. Cioè, secondo me mi prendono per il culo. Secondo voi? Fatemelo sapere. No, perché sai, va bene tutto, ma berci tutta sta acqua fa bene, ma sinceramente dopo un po' stufa. E poi dipende se mi piace l'acqua oppure no. Comunque, per farvi capire, il bello è che noi abbiamo comprato anche una di aranciata, che è la mia preferita. Una la lasciamo fuori. Questa è quella che a me piace da quando sono qui e amo questa Fanta alla fragola, per cui la voglio portare in Italia. Ma tutta sta acqua sembra un po'... cioè, va. È così, quando le persone vogliono farti bere così tanta acqua, il risultato è questo. Forse perché era un po' sputo. Comunque, niente, siccome è già tardi, mi sembra che sono le 8. Sono le 8, eccetera, vi spiegherò poi in un video a parte. O martedì vi spiegherò più o meno l'esperienza di quello che avete visto. In più ci ho dato questa cartolina qui, che è bellissima, non so se si vede. E ovviamente vi lascerò a fine video le foto, così capite meglio. L'unica cosa che non sono riuscita a registrare è stata la grotta, perché era un po' complicato. Cioè, con questo salvagente che tu praticamente dovevi nuotare, con l'alta c'era il mare alto, io ovviamente ho paura. Poi sotto c'erano i pesci, ma non li ho visti perché
ho paura anche di quelli. E ovviamente ero concentrata a nuotare, a non andare da un'altra parte, anche se avevo il telefono che stava registrando, per cui qualche clip li metto e ve l'avete già vista. Invece certi non sono riuscita a registrare questa grotta bella. Però, ripeto, quello che ho fatto vi lo metterò a fine video, così almeno capite com'è, eccetera. E poi vi farò vedere su internet di questa agenzia qui, praticamente le foto che hanno fatto loro, che sono ancora molto più belle delle mie, di sicuro. Detto questo, andiamo a mangiare, per cui ci vediamo al ristorante e vediamo se facciamo qualcosa, perché domani ci dobbiamo svegliare alle 4:30 come oggi. Ed è duro, anche, cioè ed è dura anche perché, duro, anche perché ho ancora sonno, per cui abbiamo dormito 5 ore. Tra oggi e domani sarà dura, però ne vale la pena, questo è sicuro. E sì, ho di nuovo preso il sole, ma non so perché, anche con la crema 50 mi brucio lo stesso, però poco. A parte che è la luce, per cui ci vediamo dopo al ristorante e qualcosa vi riprenderò stasera, se no ci vediamo domani, che anche domani sarà una esperienza da vivere. Ci vediamo dopo. Puoi assaggiare? No. Se non c'è la mia solita pasta thailandese non resisto. Si mangia. Chissà questi come sono. Altro shopping. Che pesa. Non puoi tenerlo uno. Metti giù. Direi che le serate le finirò sempre così con i vlog. Allora, abbiamo fatto shopping di nuovo. Questa volta abbiamo preso praticamente tutte le bancarelle. Però questo lo farò vedere nel video da parte. Questo è un sacchetto strapieno di creme e robe varie, ve le farò vedere da parte che tornerò. Mica quante cose. Questi ve le posso far vedere perché dopo non ce li ho più. Sono praticamente gli occhiali che non ho capito se sono sporchi o sono così. Comunque, sono praticamente gli occhiali che voleva mio fratello e l'ho pagato 5 euro invece di 6. Adesso non so se si vede, ma voleva 12 euro. Ah, 12 euro, ho capito 6 euro. Sì, 6 euro, 350 volevo. Che ne so. Comunque, gli occhiali a mio fratello. Poi ho preso al supermercato questi per domani mattina, perché quando mi sveglio alle 4:30 mangio queste cose qua, praticamente alla banana, mi sono costate 75 dollari, non lo so, proverò e se riesco vi farò sapere, perché bellissimo sei. Tutte le volte che provo qualche cosa poi mi dimentico di farvelo vedere, però ve lo dico appena mi ricordo. Per cui questa è per domani mattina, perché la colazione oggi non è stata un granché secondo me, e allora ho voluto comprare questi. Poi questi ve li farò vedere, anche quelli lì, e basta.
Per cui l'unica cosa che vi posso far vedere sono gli occhiali, che poi darò a mio fratello appena arriverò in Italia. E anche perché questo video credo che lo vedete a febbraio, perché ci sono troppi vlog. Comunque non lo so, poi vedrò. E vediamo come sono. Non mai provati, mai sentiti. Ci sono di tutti i gusti: cappuccino, fragola, melone, pandan, non so cosa vuol dire, e marble neanche, e custard, boh, idem. Solo qualcosa posso tradurre. Niente, farò vedere, vi farò sapere. Comunque ci vediamo domani perché è già tardi, sono le 10. Io devo dormire almeno più di 8 ore perché sennò non riesco a svegliarmi. E anche questi l'ho comprati al supermercato, ma preferisco farveli vedere in un altro video. Per cui vediamo. Ci vediamo domani, che sarà una lunga giornata perché siamo in giro tutto il giorno a fare un'altra volta l'escursione. Vi faccio vedere il vestito, che praticamente è così. È un vestito con il fiocco e praticamente il vestito normale, così, con le solite scarpe. Per cui oggi è andata così. Ci vediamo domani.